Di una cosa siamo certi. La città del futuro sarà con tutta probabilità una megacittà. Le esperienze asiatiche ed americane ci fanno intuire che le megalopoli attireranno sempre di più lavoratori ed aziende e dunque cresceranno a dismisura in termini di popolazione e di ricchezza. Questo potrebbe comportare enormi problemi in termini di impatto ambientale e di disuguaglianza sociale. Quante risorse in più serviranno per mantenere alti livelli di attività industriale nelle città del futuro? E dove si concentrerà la ricchezza prodotta? Non solo di grande dimensione. La città del futuro conterà sempre di più nello scenario internazionale. A metà degli anni 90 del secolo scorso, Saskia Sassen, sociologa ed economista olandese, introdusse in ambito scientifico il concetto di città globali, ovvero città aventi determinate caratteristiche. Esse sono centri di comando nell'organizzazione dell'economia mondiale, luoghi e mercati essenziali per la finanza ed i servizi alle imprese, sedi fisiche dell'innovazione. Ma non solo. Stando alle parole di Parag Khanna, politologo statunitense, tratto peculiare ed imprescindibile delle città globali sta proprio nel loro essere a vocazione internazionale, ovvero altra cosa rispetto allo stato cui appartengono. Prendiamo ad esempio Dubai. Il Dubai International Financial Center obbedisce alle regole della Camera Internazionale del Commercio, più che a leggi nazionali. La Media City adotta norme di censura molto più blande rispetto ad altre zone del paese, avvicinandosi agli standard internazionali. Non solo, alcuni elementi farebbero di Dubai, e indirettamente delle altre città globali, una sorta di antistato per eccellenza, con consuetudini e valori in netta controtendenza rispetto a quelli presenti in altre entità nazionali. In primis, l'accoglienza di migranti lavoratori, senza distinzione di sorta, il che pone le global cities in perfetta antitesi rispetto allo Stato nazionale, che da decenni promulga leggi sempre più restrittive nei confronti dell'immigrazione. Nelle città cosmopolite come Dubai si realizza una delle paure più profonde dello Stato-nazione, ovvero la consapevolezza di non avere più cittadini nativi, ma immigrati quantomeno di seconda generazione. Le conseguenze di tutto ciò sono assai significative. Non essendoci cittadini per diritto naturale, nessuno possiede la cittadinanza e la municipalità si riserva di rinnovarla ai suoi abitanti o, al contrario, si riserva di espellerli con molta più facilità in caso agiscano contro gli interessi della stessa. Dall'antica Uruk alla moderna Shenzhen, le città sono da sempre espressione della civiltà umana. Ad oggi ospitano più della metà della popolazione mondiale, producono quasi l'80% della ricchezza globale e rappresentano il centro dell'innovazione tecnologica. Capire come funzionano le città significa capire come funziona il mondo, intuirne le tendenze equivale a predire il futuro delle nostre società. Correggerne gli errori vuol dire salvare il pianeta. Io sono Federico Sconocchia Pisoni e questo è Uruk, cronache della giungla urbana.